Sala gremita ieri sera al Palazzo delle Poste di Cortina d'Ampezzo per la riunione degli abitanti e residenti in località Campo e Salieto per parlare di un tema che sembra preoccupare, quello del villaggio olimpico. Di fatto, anche se nei masterplan che erano stati presentati ai cittadini già 2 anni fa con la precedente amministrazione in fatto di opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i progetti sembrerebbero ora differenti. Fra questi appunto quello del villaggio olimpico, che potrebbe ora venir costruito in zona Pian da Campo e non più a Fiammes. Sulla decisione, riferiscono gli organizzatori della riunione, sembra pesare l'ipotesi di rischio idrogeologico nell'area Fiammes, motivo che spinge a trovare altri luoghi. Fra le proposte anche Cimabanche o Borca, ma per il momento Campo resta al primo posto. Siamo contrari per 3 motivi. Il primo motivo è una questione ambientale, qui è un po' difficile spiegarla tutta. Secondo motivo è che è l'unica zona privata, ci sono circa su 120 proprietari, 150 particelle fondiarie, è tutta una cosa privata, mentre ci sono altre aree dove si potrebbe costruire il villaggio di campo che sono aree pubbliche e non riusciamo a capire perché su queste aree private si voglia costruire proprio lì il villaggio. E poi abbiamo un altro discorso che è il discorso della paura che il villaggio o una parte del villaggio rimanga sul territorio anche dopo le Olimpiadi. Malcontento e preoccupazione quindi per espropri e per paura di ritrovare una Cortina paralizzata e danneggiata a livello ambientale, riferiscono gli organizzatori. Numerosi gli interventi in sala e poi un confronto rapido per capire come procedere, se con una linea più dura o verso confronto e dialogo. Il tempo stringe e per ora la strada più condivisa sembra essere la prima.